concerto che stiamo per ascoltare fa parte di un progetto che è stato definito da Don Donato le Giornate della Misericordia. È un progetto che parte da lontano perché è stato pensato e condiviso poi, oltre che con Don Donato e con noi, soprattutto da Arnoldo Mosca Mondadori e dalla sua fondazione, la Casa dello Spirito e delle Anime, che è una fondazione che si occupa di utilizzare l'arte come mezzo per parlare di qualcosa che va oltre, per l'arte come mezzo per intuire quello che è il nostro dovere. E questo concerto quindi è collegato strettamente con la mostra di Giovanni Manfredini, che potete andare a vedere, che è adesso gratuito nell'ipogeo, ed è stato donato dall'Associazione Federiciana con la straordinaria direzione di Emanuela Di Nicola. Buonasera a tutti. Questa sera ho il privilegio di fare seguire un concerto particolarmente importante. Importante perché è eseguito da artisti di eccezione e perché il repertorio è particolarmente significativo per il periodo che stiamo vivendo. E questo concerto dovrebbe ricalcare la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. Ed è stato pensato con un primo intervento dell'ensemble orchestrale che eseguirà il concerto al Santo Sepolcro in Si Minore. Seguirà poi lo Stabat Mater in Bergoresi e a seguire il concerto per due violini di Bach e poi la conclusione di Rejoice dalla Messia di Enzo. L'ensemble musicale è composto da primo violino Ivo Mattioli, secondo violino Danilo Mattioli, viola Coluccia Ennio, violoncello Tiziana Di Giuseppe e contrabbasso Maurizio Dia. Mentre i solisti saranno Cristina Fina, primo soprano, Ilaria Del Prete, altro soprano, e a finire Rosanna Mancarella, secondo soprano. La direzione sarà effettuata dal maestro Di Pietro. E volevo sottolineare l'eccezionalità di questi artisti. È inutile dilungarmi. Il maestro Di Pietro è stato collaboratore di importanti direttori d'orchestra quali von Karajan, Ale Oren, collaborato con i più grandi direttori, ha diretto il coro della Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli, e noi abbiamo il privilegio di ottenere la sua collaborazione. Cristina Fina ha fatto i maggiori teatri, come anche Rosanna Mancarella, e anche Ilaria Del Prete è una bravissima persona. La potrete apprezzare quando seguirà il Rejoice di Cantandosi a Niente. Io vi auguro buon ascolto.
Thank you.